Chievi Stadium riapre le porte di domenica per la seconda partita consecutiva casalinga dell'Atalanta che ospita la Lazio, priva di Ciro Immobile. Un'assenza che pesa nella squadra biancoceleste che tuttavia conserva il suo potenziale tecnico e la capacità di fare girare palla, come nelle caratteristiche del suo allenatore Sarri. Giampiero Gasperini ha tratto utili indicazioni dall'amichevole infrasettimanale disputata con il Ponte San Pietro, segnata dal ritorno in campo di Giovan Zapata a circa 2 mesi dall'infortunio muscolare e anche del portiere Musso, che per un'ora ha difeso i pali indossando una maschera protettiva. Sia l'attaccante colombiano che il portiere argentino dovrebbero essere in panchina insieme a Jim City, che può dirsi recuperato dopo la frattura al perone subita alla seconda giornata con il Milan. Gasperini dovrebbe o potrebbe riproporre la formazione scesa in campo con il Sassuolo, con un solo cambio sulle fasce dettato dal rientro di Atebor dopo la squalifica. L'ottima prova fornita con gli emiliani candida Soppi a un posto da titolare sull'altra fascia. Anche nel reparto offensivo l'Atalanta dovrebbe iniziare con la coppia Muriel-Lukman, secondo uno schema che permette a entrambi di partire dalle corsie esterne per puntare la porta o favorire gli inserimenti da dietro. Anche per questo motivo Pašalić dovrebbe essere nell'11 iniziale. Højlund, apparso in splendida forma, dovrebbe partire ancora dalla panchina. Detto della coppia mediana olandese Derun Koopmeiners di Sportiello tra i pali, il trio difensivo, probabilmente Okoli, Demiral e Scalvini, dovrà vedersela con il fronte offensivo laziale formato da un Felipe Anderson in versione falso 9 affiancato da Pedro e Zaccagni. Nella linea di centrocampo annunciati Milinkovic Savic e Luis Alberto. Si confrontano anche le migliori difese del campionato. La meno battuta è quella laziale con 5 gol subiti, seguita dall'Atalanta con 6. L'ultimo confronto a Bergamo si chiuse in pareggio 2-2, ultima vittoria dell'Atalanta nel match di Coppa Italia 2021, finito 3-2. Squadra in campo alle 18 con la direzione di Abisso. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com.